Ministro, il suo ministero ha assunto la denominazione di Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, ma proprio in questo senso abbiamo parlato prima di Italian Sounding. Qual è la proposta per tutelare il Made in Italy e cercare di combattere l'Italian Sounding? Allora, la cosa principale è raccontare il Made in Italy. Se noi siamo in grado di garantire eccellenza, garantire qualità, spiegare come le nostre produzioni sono legate al territorio, a una tradizione di produzione e di trasformazione, oltre che di distribuzione, riusciamo a mettere nella condizione sì le nostre imprese di vendere di più e crescere, ma anche le persone che acquistano e consumano di averne un beneficio. Se le persone che sono in grado di discernere, cioè di scegliere sulla base della qualità, si indirizzano verso le produzioni italiane, danno un parere positivo all'acquisto di ciò che produciamo, ed è il miglior mezzo di contrasto all'Italian Sounding, perché l'Italian Sounding fa sì che vengano vendute con un richiamo all'Italia cose che non vengono né prodotte né trasformate con i criteri qualitativi che garantisce il nostro modello. Poi ci sono ovviamente, una volta ottenuto il risultato della conoscenza, altri elementi di carattere normativo, che è quello che chiediamo a livello internazionale con accordi bilaterali e multilaterali, e che stiamo proponendo anche negli Stati Uniti, di garantire i loro cittadini da acquisti che non sono coerenti con l'aspettativa dei consumatori. E noi vogliamo etichettature che informino nel dettaglio, perché non temiamo l'informazione. Quando uno sa che cosa c'è dietro un prodotto italiano, lo paga anche qualcosina di più di prodotti contraffatti, sofisticati o che richiamano l'italianità, ma comprano benessere. Grazie. È passato ormai più di un mese dall'alluvione in Romagna, è sempre più evidente il fatto, anche qui abbiamo avuto qualche settimana fa il fumo dal Canada che ha intossicato la città, è sempre più evidente che i cambiamenti climatici abbiano un impatto sulla nostra vita e di conseguenza hanno un impatto sull'agricoltura, nel caso ad esempio dell'alluvione in Romagna. Su questo tema, come pensa si possa risolvere la situazione? Ci sono già dei piani per cercare di arginare gli effetti di un cambiamento climatico che sta danneggiando l'agricoltura? Intanto mi permetto di agganciare alla tua domanda una considerazione rispetto alla campagna che è stata lanciata ieri di solidarietà anche qui negli Stati Uniti. Ci ha permesso di raccogliere migliaia di euro da poter dare ai nostri agricoltori più colpiti dagli effetti collaterali dell'alluvione. È ovvio che esistono dei mutamenti climatici, prescindendo dalle ragioni per le quali accadono, se causati da azioni umane oppure ciclici nella storia dell'umanità, è poco rilevante. Esistono e vanno ovviamente affrontati. Come? Con modelli strategici, con azioni che mettano in condizione l'uomo di mantenere il territorio, di predisporlo ad affrontare gli eventi che possono essere sostanzialmente di tanti tipi, ma gli eventi siccitosi sono una questione che stiamo affrontando con una visione strategica, capacità di utilizzare al meglio l'acqua, che è un bene fondamentale, capacità di captare l'acqua piovana. In Italia oggi se ne capta solo l'11%, è una cifra bassissima, si disperde nella rete idrica il 40% di quello che vi viene immesso. Bisogna riuscire a ragionare diversamente, bisogna utilizzare al meglio con un'irrigazione puntuale, e poi ci sono eventi invece di carattere opposto, alluvionali, precipitazioni che avvengono in un breve lasso di tempo causando smottamenti. Ecco, una cosa che va fatta è riprendere il filo della storia e rendersi conto che l'agricoltura, l'allevamento non sono nemici dell'ambiente, ma sono fondamentali per la manutenzione dell'ambiente. Dove c'è agricoltura e dove c'è allevamento, l'ambiente sta meglio e gli eventi collaterali prodotti da effetti epifenomeni come quelli alluvionali fanno meno danni. Questa considerazione ci induce ad investire sull'agricoltura. Crede che negli anni scorsi l'Italia abbia peccato in qualcosa per quanto riguarda la promozione, ad esempio, del Made in Italy? E se crede ci siano state pecche negli anni scorsi, che cosa pensa si sarebbe dovuto fare e che cosa ha intenzione di fare lei? Guardi, non commento gli anni passati perché non è nemmeno elegante, ragioniamo di futuro, quello che l'Italia può fare. Tutto quello che abbiamo deve essere una base di partenza. Noi possiamo essere soddisfatti dei risultati finora ottenuti o immaginare che siano il primo gradino di una grande scalata per cercare di dare al mondo una crescita
di benessere che passa per l'acquisto dei nostri prodotti, per la crescita anche delle nostre imprese, ma di benefici che vanno nell'ottica di una sicurezza alimentare garantita dal buon cibo. E noi da questo punto di vista siamo oggettivamente la superpotenza della qualità ed è per questo che possiamo essere anche simbolicamente la guida di quelle nazioni che vogliono fare riferimento a questo tipo di sviluppo. Una promozione sotto il marchio Italia, non parcellizzata, fatta di sistema, dove non si fanno azioni di contrasto dell'uno o l'altro ministero, dell'una o l'altra impresa, si lavora insieme per raccontare l'Italia nel suo complesso, dalla biodiversità alla nostra capacità di aver realizzato cultura, storia, dai nostri prodotti nella loro produzione, alla trasformazione, alla vendita, alla capacità di cucinarlo, alla capacità di presentarlo, a un livello di formazione anche che passa con la collaborazione dei nostri studenti, degli studi alberghieri e degli studi agrari, per permettere anche a loro di partecipare agli eventi e prepararsi a raccontare ancora meglio quello che possiedono per grande fortuna. Noi dobbiamo farlo con la grande umiltà che caratterizza il nostro popolo, ma con la grande consapevolezza ed orgoglio di quello che valiamo. Per una piccola media impresa che arriva al Fancy Food e che per essere qui presente al Fancy Food, anche per avere il più piccolo degli stand, investe decine, migliaia di dollari. Qual è l'importanza concreta, il vantaggio concreto di essere qui per una di queste piccole aziende e quindi qual è il vantaggio dell'investimento di queste a volte decine di migliaia di dollari per uno stand? Beh, io direi che per una logica imprenditoriale, se uno partecipa a un evento di questa natura e investe è perché sa che può guadagnarci. Gli Stati Uniti sono il nostro principale mercato, c'è qui una grande sete e fame d'Italia, quindi venire qui, raccontare quello che sappiamo fare permette di comprarlo in numeri molto più ampi, anche di contrastare chi racconta di produrre cose come le nostre. Per farle assaggiare è utile essere qui presenti e l'interesse dei cittadini statunitensi, ma non solo, perché questa è una fiera di carattere internazionale, quindi c'è anche interscambio con altri imprenditori che magari conoscono alcune materie o alcune tecnologie italiane e le acquistano portandole nelle loro nazioni per migliorare quello che hanno. È uno sforzo che peraltro noi dobbiamo fare anche con i paesi del terzo mondo. L'Italia può essere guida per aumentare le produzioni, ma per renderle qualitativamente in grado di produrre un valore aggiunto che faccia crescere le nazioni più deboli e permetta anche di risolvere alcuni problemi di natura economica a livello globale che oggi assalgono e mettono in condizione di preoccupare alcuni modelli di sviluppo, anche quello nostro. I nostri imprenditori sono stati grandiosi in questi anni perché hanno resistito quando anche non erano accompagnati e sostenuti dalla politica. Oggi questo è cambiato, il nostro governo si sta rappresentando come un governo unito, coeso, che lavora in squadra per essere vicino a chi ha tenuto in piedi la nazione. Crede che ad esempio negli Stati Uniti ci sia anche a livello distributivo un altro mercato che non sia soltanto la East e la West Coast, che diciamo sono gli approdi tradizionali dei prodotti made in Italy? Il grande interesse che c'è da parte di tutti gli operatori del settore ci fa sperare che il mercato si ampli in maniera notevole, perché è evidente che i dati che emergono anche negli Stati Uniti rispetto al benessere fisico della popolazione richiedono qualche modifica. Io ho un grande rispetto per questa nazione, ci ha aiutato a riconquistare la libertà, ci aiuta a livello mondiale a mantenere un sistema democratico prevalente. Su una cosa non hanno niente da insegnarci gli Stati Uniti, è il sistema alimentare, ma non lo dico io, lo dicono i dati di sovrappeso della popolazione, di obesità, che insomma sono dati 5 volte superiori a quelli dell'Italia, che ha una popolazione che è la seconda in termini di longevità. E allora la riflessione banale è: se noi facciamo sapere che con il cibo italiano, con il nostro modo di alimentarci, si vive di più e si vive meglio, è evidente che questo, immaginiamo, apra mercati anche dove non hanno avuto la possibilità di conoscerci. Come? Con una promozione che passi da tante cose e ovviamente con la ristorazione. I nostri ristoratori devono essere messi in condizione di non avere la concorrenza anche lì di chi richiama la ristorazione italiana e di italiano non ha niente, e quindi dare la possibilità a chi invece ancora cucina con i criteri di qualità italiani di essere individuato come portatore di quel benessere che i consumatori cercano dal cibo italiano, dalla trasformazione, dalla cucina italiana. Questa sfida ci permetterà di entrare
dappertutto e siamo intenzionati a farla non da soli ma con tutti gli operatori del sistema. Grazie, grazie a voi.